La fanno da padrone comunque gli incontri. Abbiamo notato che più che le proiezioni è l'incontro o col fan, cioè o con chiaramente i fan con l'attore del momento, o un incontro dibattito legato a una proiezione. Quindi credo che questa sia anche la seconda strada da perseguire, cioè da continuare questa cosa. Poi noi alla fine di ogni festival facciamo poi un incontro con tutti i nostri volontari, che sono anche una buona anima del, e chiediamo a loro pro e contro, che è anche divertente sapere anche loro, che sono i primi fans in assoluto, sapere un po' cosa vogliono, cosa è mancato, cosa è stato perfetto. Sicuramente ormai il prodotto è sempre più difficile da dare in anteprima, quindi creare, come abbiamo fatto quest'anno, dei momenti di incontro che solleticano il pubblico, la curiosità e il dietro le quinte di un telefilm vero e proprio, è un'altra strada che forse ha contraddistinto anche queste edizioni. A me è sorpreso molto la partecipazione per la presentazione delle serie del Ramadan. Cioè era piazzato in una posizione anche abbastanza anomala, alle 2 di pomeriggio infrasettimanale, eppure comunque avere la sala quasi piena, insomma comunque gremita di persone che volevano conoscere questi nuovi telefilm che arrivano da paesi, come dire, vergini ai telefilm, o almeno per noi come telespettatori, secondo me è una di quelle risposte che abbiamo avuto da questa edizione. Cioè, ci siamo stupiti poco di una cosa come Freaks, che comunque sapevamo che c'era una cosa molto calda, che io sono rimasto abbastanza colpito, anche perché era molto anomala come situazione, cioè un conto è mostrare solo telefilm anche di altri paesi, ma legarlo a un momento di dibattito, tra l'altro di una cosa che per il nostro tipo di pubblico è abbastanza distante, essendo un target comunque molto teen o comunque non adulto, questo poteva essere affrontare un argomento molto, molto da adulti. Bene o male non abbiamo avuto dei momenti in cui oh no, è incredibile, cioè anzi forse viceversa, cioè ci aspettavamo magari da qualche cosina o qualche proiezione, poteva esserci qualcuno in più. Però invece gli incontri bene o male hanno avuto questo sentore. Sì, poi gli incorreggibili, immaginavamo ci fosse tanta gente, ma non così. Ormai il telefilm vive al di fuori della televisione normale, tra virgolette, cioè quella generalista. Abbiamo visto l'esempio di Freaks che arriva dal web, o Io e Margherita, tanto per fare proprio un giro a 360 gradi nella fiction italiana, che va su Studio 1, che comunque è una rete nascente, se vogliamo. Vuol dire che forse il vero telefilm è fruibile ormai in altre situazioni rispetto a quelle normali e consone, quindi anche questo mini viaggio che abbiamo fatto durante questa edizione può essere un po' un approdo per il prossimo anno. Per me è Xanadu, perché comunque è una serie abbastanza disturbante, ecco, un po' al di fuori degli schemi di quello che si vede. Qualcuno ha detto che bene o male ricorda Six Feet Under, no? Però ha una peculiarità molto francese, Nouvelle Vague, eccetera, eccetera, che però secondo me, cioè dopo aver visto il finale dell'ultima puntata, ti porta a chiederti, uno, secondo me, dove andrà a finire nel panorama italiano una serie come questa, e quindi ti viene un po' da pensare, no? Che forse la televisione italiana è anche un po' non ancora pronta per certi prodotti che magari vengono presentati oggi. Cioè, mi è piaciuto tantissimo 13, che stranamente, a differenza di Xanadu, che magari è un po' più difficile la collocazione, 13 è assolutamente un ottimo action, che è stranissimo che non sia stato acquistato. Cioè, lo immaginavo su un Rai 2, visto che comunque ha un taglio molto crime action, proprio lì, come si dice, de gustibus.